Da oggi a Campo Morone la casetta del latte crudo e non solo. E ci sembra un grande successo perché oltre al latte crudo appena munto abbiamo H24 tutti i prodotti dell'azienda agricola Valverde che ha vinto la nostra gara d'appalto. La macchina è anche facile da utilizzare perché insomma si vede che tutti la stanno utilizzando benissimo adesso con la loro bottiglia in mano. Sì, abbiamo regalato a tutti una bottiglia di vetro perché noi teniamo molto che non ci sia più la plastica ma che venga usato il vetro. In base ai soldi che inserisci nella macchinetta, la macchinetta eroga la quantità di latte. Ci sono dei budini, e a volte alterniamo col budino al cioccolato, budino alla vaniglia, delle panne cotte bianche, dei yogurt, mettiamo sempre lo yogurt naturale e qualche uno alla frutta. Poi mettiamo dei formaggi, alterniamo ricotta con mozzarella come formaggi freschi e poi dei semistagionati, dei stagionati, vediamo a volte un po' quello che riusciamo a produrre, sempre da poter mettere a disposizione. In più diamo un'opportunità ai nostri clienti, nel senso che con una chiavetta, con una cauzione di 5 euro, che gli darò io con una ricevuta e tutto, avranno la possibilità di ricaricarsela, come quando si va al bar, dal caffè, delle macchinette del caffè. Con 10 euro regaliamo 2 euro, con 20 euro volevamo fare l'omaggio di 5 euro. L'unica cosa è che quando vengono a prenderla da noi, che la possiamo dare anche al mercato il martedì, che c'è mio marito sul mercato, gliela può consegnare, oppure il venerdì a Ponte Decimo, che siamo sempre sul mercato. Oppure sabato, questo sabato qua, che è l'ultimo del mese, siamo a Campo Morone, che c'è il mercato del contadino. La diamo a disposizione con una piccola cauzione, poi ognuno così, a qualsiasi ora, anche se non ha l'euro per il latte o l'euro per il budino, l'euro e 50 per lo yogurt, almeno abbiamo la nostra chiavetta e possiamo prenderci tutto quello che vogliamo con i soldi già praticamente prepagati.